Buonasera, professor Barbera. Buonasera. Stasera cominciamo con questo affresco molto bello che si trova nel castello di Sogne, in Val d'Aosta, che rappresenta molti aspetti della vita familiare. Qui rappresenta la bottega di uno speziale signore che vendeva delle spezie. All'epoca coinvolgeva giri di affari enormi e a noi stupisce un po' che si spendessero tutte queste somme per il pepe e per i chiodi di garofano. Sì, beh, intanto bisogna pensare che le spezie non erano soltanto un condimento per la cucina, ma erano anche i medicinali dell'epoca. Questo ci fa anche capire un po' come pensavano i nostri antenati del Medioevo, i quali non sapevano molto del corpo umano, però dicevano: queste sostanze così rare, così preziose, faranno bene. E allora, se pensiamo appunto che quel signore lì era in realtà il farmacista anche dell'epoca. Del resto, basta pensare al giro d'affari che c'è oggi nel campo dei medicinali per capire anche qual era all'epoca l'importanza di questo commercio. Infatti. E poi comunque, anche se pensiamo soltanto all'aspetto alimentare, le spezie sostituivano tutta una serie di cose che noi oggi diamo per scontate, ma che nel Medioevo non avevano. Pensi, non avevano il caffè e neanche il tè, non avevano il tabacco, superalcolici li stavano inventando ma non erano ancora usati, non potevano prendersi un whisky prima di cena. Passando al campo criminale, non avevano le droghe. Allora, tutte queste cose per cui noi oggi impazziamo e che sono indispensabili in fondo per noi in apparenza, no, loro non le avevano. Stiamo parlando di prodotti non necessari, in certi casi addirittura dannosi, ma per il quale l'uomo volentieri spende moltissimo. Infatti è una vecchia battuta, credo, di Voltaire, ma l'ha ripresa anche Oscar Wilde. Dice: non c'è niente di così necessario come il superfluo. E però non è una battuta, l'uomo non vive di solo pane. E nel Medioevo volevano, come dire, tenersi su, stimolarsi, avere dei piccoli piaceri quotidiani, che per noi sono la tazzina o la sigaretta, e per loro erano le spezie. Tra l'altro, queste spezie, bisogna ricordarlo, venivano da lontanissimo. Bisogna attraversare l'Oceano Indiano per andarle a prendere, quindi era necessario un commercio intercontinentale. Sì, è un commercio organizzato a livello statale. Fra l'altro, uno dei più grandi avvenimenti storici di tutti i tempi, penso che sarebbero tutti d'accordo, che è la scoperta dell'America. Ora, Cristoforo Colombo non è che andava a cercare l'America, andava a cercare le spezie. E la regina Isabella gli ha dato i soldi per finanziare questo viaggio precisamente perché Colombo le ha fatto balenare la possibilità di trovare una nuova rotta per, come dire, superare la concorrenza portoghese e arrivare prima alle isole delle spezie. Inoltre c'era un aspetto interessante per quanto riguarda il prezzo di queste spezie, è che pesavano pochissimo rispetto al costo. Certo, cosa che peraltro è vera ancora oggi. Sì, uno rimane sempre stupito quando legge che un mercante con un solo galeone carico di spezie diventava straricco. Ma in realtà anche oggi un galeone carico, che ne so, di bustine di zafferano sarebbe una ricchezza immensa, perché se uno va a controllare, lo zafferano al grammo costa più dell'oro. Lei ha controllato? Io sono andato a controllare, ho comprato al supermercato e ho verificato. Quindi mettere una bustina di zafferano nel risotto alla milanese, beh, è come mettere una bustina d'oro, insomma. Infatti, anche se noi lo facciamo senza renderci conto di quello che stiamo facendo. Grazie, professor Barbera.